E da oggi tante libellule su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi vi farò vedere come faccio le libellule con la tecnica del killing, quindi soltanto della carta per fare degli oggettini deliziosi da regalare per la nostra mamma in una duplice forma. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come le ho realizzate. Ecco l'occorrente per creare la nostra libellula in killing. Io oggi vi farò vedere come creare una spilla libellula in killing. Le cose essenziali sono una matassina di carta in killing o della carta colorata che voi passerete il tempo a ritagliare in striscioline dell'altezza dello spessore di mezzo centimetro, la lunghezza è indifferente, un arrotolatore per carta da killing che è questo con questa spaccatura in mezzo in cui si infila la carta e si arrotola più agevolmente, o anche uno stuzzicadenti attorno al quale arrotolare la carta, è esattamente la stessa cosa, un paio di forbici e poi ci occorrerà anche una colla tipo attacca tutto. E poi ci occorrerà pistola a caldo con relativa stecca e retrospilla. Questi li ho presi, come potete leggere, da Tiger. Sono in pratica le basi su cui appoggiare poi le spille. Adesso cominciamo subito. Siccome non tutti avete questo, la prima spirale la faccio con uno stuzzicadenti anche io. Allora, guardate, prendo la carta, la rotolo attorno allo stuzzicadenti e comincio a girare. Voilà. Faccio un rotolino abbastanza piccolo. Quando sono soddisfatta della sua grandezza, taglio, mi sporco il dito con un po' di colla e chiudo. Cambio colore. Prendo un verde subito dopo il viola, riprendo il mio stuzzicadenti e questa volta faccio una rotellina leggermente più grande. E voilà! Ora io li metterò qui uno accanto all'altro e man mano formerò con voi il corpo della libellula con tutte queste rotelle di dimensioni via via più grandi fino alla parte centrale per poi andare a rimpicciolire su quella della testa. Quindi state con me, avete capito come la farò, continuerò appunto ad usare tutti quanti i colori che siano bene l'uni con gli altri, quindi i toni del viola, del giallo, del lilla e via via vedrete quali, e quando farò qualcosa di diverso interromperò la parte velocizzata per spiegarvi bene. Lo schema comunque lo troverete sulla pagina Facebook di Arte per te, intitolato appunto Libellula in Killing. Procediamo. Arrivati a questo punto devo fare un giro di killing allargato, quindi non così stretto ma con una forma che sia un po' più lenta, che abbia più il sentore appunto della filigrana. Uso questo arrotolo. Stringo bene, fuoriesco il mio rotolino, taglio l'eccesso e lascio allargare finché voglio che si allarghi. Nel momento in cui sono arrivata al punto in cui il rotolo è abbastanza largo, incollo la parte finale nel punto di circonferenza massima, quindi dove voglio che lui si fermi, e con l'aghetto o con lo stuzzicadenti allargo leggermente. A questo punto piego come voglio piegare. Io voglio dare un taglio ovale a questa parte, non tonda,
Quindi ammacco leggermente e lascio andare. Adesso qui farò la testolina. La testolina invece la farò tondeggiante. Anche in questo caso ho fatto il rotolino, dopodiché lo lascio e lo lascio aprire. Quando arriva al punto in cui sono soddisfatta dell'apertura, ok, metto un puntino di colla nel punto che voglio sia la circonferenza massima, quindi qui, faccio attaccare e attacco in un secondo momento. Per ora non attacco nulla, in un secondo momento. Concentriamoci adesso sulle ali. Prendo il verde, quello un po' più carico, e ne prendo due strisce perché devo fare due rotolini della stessa identica grandezza. Li faccio belli lunghi e poi lascio molto molto andare e metto un punto di colla con una circonferenza massima di circa 3 centimetri. Cosa intendo? Che metto il punto di colla a creare la circonferenza più larga, vedete, di 3 centimetri circa. In questo momento mi occupo solo di questo, dopodiché all'interno smollo tutto quello che è il ghirigoro. Prima di procedere faccio anche l'altra. Arrivati a questo punto devo fare le ali della libellula, quindi tiro verso il basso il centro in modo da creare tutti questi cerchietti concentrici, così, visto? E schiaccio solamente ben bene nella parte bassa, qua, e lascio un po' a goccia, ma neanche tanto, l'altra parte. Facciamo le ali più grandi, gialle. Allargo e faccio naturalmente una circonferenza molto molto più lunga di questa, in pratica più o meno di 6 centimetri. Ok, così. Prendo un punto di colla e attacco. Quindi poi faccio andare anche tutti gli altri ghirigori. Ok, come per le precedenti, quindi allarghiamo le spirali in maniera da dare un andamento armonico, pieghiamo verso il basso il fulcro, così, e poi leggermente anche verso l'alto, così. Adesso con un punto di colla assicuro tutti i centri, no? Perché sennò si muoverebbero. Quindi prendo e proprio qui in basso faccio l'ultimo ghirigoro per la coda a forma di goccia. Faccio una rotella di circa 1 centimetro, molto fitta, tiro il baricentro verso il basso e schiaccio sulla punta. Potrei finire così, assemblando semplicemente tutti questi pezzi, ma io prima di fare questo, come vi dicevo, voglio rendere molto più stabile la mia creazione in Killing. Quindi, prima di attaccare i pezzi gli uni agli altri, voglio dare loro un rivestimento in smalto, con i normalissimi smalti da unghie. Qui ho uno smaltino trasparente con un leggero glitter perlato, e quindi con questo adesso io prendo le mie forme esterne, proprio metto lo smalto su di esse. Ovviamente do una mano anche in superficie, così. Incolliamoli tra di loro. Vi consiglio di incollarli proprio lì dove c'è la giuntura. Potete farlo sia con la stessa colla che avete, la giuntura dei pezzi intendo, sia con la stessa colla che abbiamo usato per tenere fissi i pezzi, quindi con una colla acetovinilica, o anche con l'attaccatutto.
Adesso, dopo che si è asciugata ed è diventata bella coriacea, possiamo farla diventare una spilla. Nel frattempo vi faccio vedere anche un'altra versione, una versione tutta bianca che ho chiuso in una teca, e questa è una libellula migratrice, diciamo così. Ecco qua, vedete le basi come sono fatte, hanno questa zona piatta su cui appiccicare e poi dietro appunto la tipica conformazione a spillina. E tutte queste sono quante? 2, 4, 7 pezzi. Sì, li ho pagati 2 euro, quindi costano anche poco. Giro la farfalla nel verso in cui voglio venga il retro e decido dove attaccare la mia spilla, in maniera anche che non si veda molto, e se dare sostegno maggiormente alle ali o al corpo. Io darò sostegno al corpo, così la metterò per dritto. Premo la colla a caldo ed adagio il mio retro spilla, che farò agganciare perfettamente. Bene, questa è la proposta di una libellula, un insetto elegante e libero in due varianti, o bianca così con la coda dritta, guardate che bella ed elegante anche questa, mi dispiace farvela vedere in teca ma oramai è così, oppure così tutta colorata e libera. Spero che questa libellula vi piaccia. Ora vi lascio alle foto di entrambe, così vi faccio vedere da vicino anche questa tutta bianca, e noi ci vediamo dopo. Libellule o coloratissime per fare delle spille e dei monili stupendi, oppure semplici, delicate e bianche da mettere in teca magari, o perché no, anche da rendere dei gioielli o per impreziosire dei bigliettini. Sbizzarrite la vostra creatività, regalatemi tanti pollici in su se questa tecnica vi piace, condividetela sulla vostra pagina Facebook. Io vi aspetto sempre anche sul mio canale Ombretta e con Gabriele su 2x1K. Naturalmente vi aspetto sempre anche su Facebook e su Instagram, cercate Arte per Te ovunque. Bene, adesso correte ad arricciare tanta carta e noi ci troviamo qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto.